Grazie Ministra Roccella, vi faccio vedere questo filmato molto bello, l'ha girato Luca Rosini insieme a Gianluca Pipitone, per la prima volta le telecamere entrano nel padiglione nelle quali ci sono persone trans detenute, un progetto insegna loro l'antica arte napoletana dei taralli, diciamo la difesa contro la violenza vale ovviamente in questa giornata anche per loro. Vediamo. Grazie Ministra. Nella casa circondariale di Secondigliano a Napoli c'è uno dei pochi padiglioni carcerari che in Italia vengono riservati a persone transessuali. Sono detenute per vari reati che nascono da sfruttamento e marginalità. Molte di loro sono da sempre vittime di violenze e discriminazione. Io sono stato sempre delle donne da piccola. I miei fratelli mi picchiavano con la catena. Ho avuto anche il ferro qua dentro, il padre di ferro, perché dicevo che era la vergogna della famiglia. Poi io sono stata violentata da 12 anni. Mi chiamavano sempre Frocio Ricchiono, allora io a scuola non sono andata. A volte dicono femminè, femminella. Allora questa è una cosa brutta per noi. E io ho vissuto solo con mia mamma fino all'età di 16 anni. Uscivo solo con mia mamma. Stavo sempre chiusa in camera mia. Perché io avevo vergogna di entrare in un negozio per venire giudicata. E mi chiudevo in me stessa. E questa cosa qua ti porta alla prostituzione. Perché non ti accettano. Allora tu vendi il tuo corpo, allora ti fanno sentire donna. Ma non è la mia vita questa. Perché io non voglio questa vita e non mi appartiene questa vita. A me mi piace cucinare, mi piace fare servizi, di essere una donna di casa. Ci aggiungiamo il pepe, un poco di sale e iniziamo a impastare. L'impasto deve essere cordoso. Ci mettiamo delle mandorle, procediamo alla creazione del tarallo. Allunghiamo prima un lato, poi dopodiché, ecco brava, noi lo intrecciamo e posizioniamo il tarallo qua sul banco. Rosa e Gina sono due formatrici. Insegnano l'antica arte del tarallo napoletano. Un laboratorio di Arcigay Napoli e Fondazione Con il Sud che ha fatto nascere anche una cooperativa. Alle ragazze insegno che non esiste solamente regressione oppure repressione, ma esiste rivalutarsi, perché tutti i giorni noi dobbiamo comunque lottare. E non esiste che nel carcere una persona che ha fatto un errore, spesso per una transessuale, non debba rivalutarsi. E anche le transessuali oggi devono essere proprio caparbie, che devono inserirsi a sfondare delle porte per entrare in un mondo lavorativo. Ci rifiutano perché non siamo donne, allora loro vogliono donna al 100%. Loro capiscono solo che il transessuale è solo una prostituzione. Non è una prostituzione per noi. Anzi, noi ci abbiamo dei valori, anche noi. Anche io posso andare a fare la pasticcera, la commessa, la parrucchiera, mi potessi mettere a fare i taralli, una pizza e posso guadagnare dei soldi, ma non prendere una strada che non è giusta. Ma la prima volta che studio voglio fare la terza media, ed è però mo sto facendo la prima. È perché quando uno parla meglio, ascolto meglio, perché mi piace di studiare adesso. Questa esperienza mi ha fatto capire di non andare incontro agli sbagli. Io adesso come adesso voglio solo rinascere.
Che tenerezza, un abbraccio grande a loro e a tutte le donne che soffrono, che vengono maltrattate, molestate, che non possono abbandonare le loro case.